Poi, ultimi giorni, siamo diciamo risaliti verso Dubrovnik. Ci siamo fatti la parte alta della Croazia. Bello, lì c'è un mare, mamma mia, c'è un mare pazzesco lì. Che poi, se pensi che quello è Adriatico, no, assurdo. Sì. Tu che hai combinato? Che ho combinato? Che hai fatto quest'estate? In che senso? Cioè, dove sei andato in vacanza? Ma voi non sapete niente. Che cosa? Come ve lo spiego? Che è successo, Giuseppe? Ragazzi, io sono povero. No, scusami, non ti seguo. Cioè, nel senso che la gente ti vede, gli fai pena, dico, poverino. No, sei... cioè, sì, anche quello, però fondamentalmente non possiedo soldi. E scusami, quindi quando viene il caldo, l'afa terribile, tu resti in città? Ma non solo quando viene il caldo, pure a Natale, a Pasqua, a Pasquetta. Ora è Pasquetta. E come te l'hanno diagnosticato? Niente, ho fatto il test e sono risultato positivo. Positivo? Alla povertà. Alla povertà. Cioè, già qualche avvisaglia c'era stata dalla mia ex, che se un po' se ne era accorta, all'ennesimo anniversario passato a mangiare tonno. Cioè, lei un po' affiutata. E mi ha lasciato. Mazza, però che stronza, posso dire. Cioè, scusa, ma alla fine il tonno è anche un pesce. Cioè, sì, cioè, di pesce sono pregiati. La tartare di tonno è un piatto ricercatissimo. Pistacchietto sopra. Cioè. Pistacchietto. La pasta col tonno. Il tonno in scatola. Tonno dell'Eurospin. Atena. Tonno Atena. Pasta col tonno. Ma scusa, hai provato a cambiare anche marca? Che ne so, sì, ho provato tutte. Ho provato col tonno El Dragon, tonno Ondina, ma non c'è stato verso. Niente. Però posso dire una cosa, magari un popular opinion, eh? Secondo me il pesce è un po' sopravvalutato, cioè a me per esempio non mi piace molto. A molti non piace, a molti non piace, vero. È vero. Sì, ma non è solo una questione di pesce, ma per spiegarvi, no? L'altro giorno mio cugino mi ha fatto vedere dal suo telefono grande, come si lo smartphone. Mi ha fatto vedere che queste persone che vanno in vacanza e pubblicano le storielle Instagram story di questi mari color colluttorio, cioè color Listerine. ma dai, ma il mare mica è così. Cioè, il mare è marrone, marrone, capito? È verdastro, color fogna. Ah, ma ho capito io, non è... Tu sei daltonico, non sei povero. No, io sì. Ho capito che dice. Lui parla di quei mari belli, cristallini, trasparenti, in cui vedi i pesci nel fondale. Ma dove? Sì. Ma tu, i pesci nel fondale? Ma i pesci stanno in scatola. No. Scusami, però, Giuseppe, hai provato, mo dico per dire, a rimediare dei soldi, al butto là? Sì, certo che ci provo, certo. E come fai? Come... Faccio dei lavori pagati male. Però paga, cioè, mi arriva ogni tanto lo stipendio. Beh, quindi qualche soldino ce l'hai. Giusto per pagare l'affitto, per mangiare, giusto quello. Cena fuori, giustamente. Ecco, vedi, questa è un'altra cosa, proprio cena fuori, mai coperta. Cioè, non mangi? Mangio, a casa però. Ordinerà un delivery, qualcosa? No, che ordino? No. Che c'è, lo chef privato? Che è lo chef? Ho capito. Tu ti fai tutto da solo. Cioè, lui si cucina primo, secondo, contorno, da solo. Sì, che c'è tutta la giornata. Faccio una pasta col tonno. Basta, con sto tonno, ma è una fissazione. Quello mi posso permettere. Poi io vedo, no, questi che vanno ai ristoranti stellati. Che dicono, è un'esperienza, no. Bisogna farla per forza una volta nella vita. Vedi, pure tu la pensi così, vedi? Io invece penso un'altra cosa. Che cosa? È un'inculata. Ci pensi. Effettivamente non avevo mai visto questo lato. Sì. Vabbè, ragazzi, io non so voi, ma a me è venuta fame, quindi ordinerei una cosetta. Ma che sei matto, Fabri? Che ho fatto? Ma sei veramente una persona indelicata. Perché? Così a ostentare così, Giuseppe ci ha parlato della sua malattia, del suo problema. Oddio, scusa. No, ragazzi, no. Non vi dovete preoccupare per me. Cioè, se pagate voi, io posso mangiare. Ah, quindi c'è una soluzione, cioè. Sì. Ah, ma hai dato una notizia splendida. Sono contento. Questa notte mi mettevo a piangere. Sì, no. C'è una terapia. Io bravo, adesso sono in cura. Bravo, prendila di petto. Okay. Sì, queste cose vanno prese così. Sì, cioè, sì. Io mo sto seguendo questa terapia che mi aiuta a livellarmi alle persone normali. Ok. Cioè, si chiama scrocco. Io posso fare tutte le attività che fanno le persone normali, mangiare, andare in palestra, in piscina, però a scrocco. A scrocco. Pure con la mia ex ci andavo, per esempio, a cena a scrocco. Cioè, pagava lei, no? Sì. E quindi ti ha lasciato? Sì. Se no si ammalava pure lei, capito? Quindi mi ha lasciato. Certo. Sì.
Ma questa è una terapia che possono fare tutti, non solo i poveri. Per esempio, queste persone che hanno tanti seguaci. I follower? Okay. Come si chiamano quelli? Influencer. Che vanno al ristorante, sì, all'hotel, alla spa, fanno la foto, taggano, sì, e non pagano niente. Ah, cioè non tirano fuori un euro? Non tirano fuori niente. Pazzesco. A scrocco, capito? Loro, più fanno così, più diventano ricchi. Ma quindi mo lo fai pure tu, mo pure tu diventi ricco. Dopo la terapia. No, ragazzi, io devo fare questa terapia a vita. Perché la mia è una povertà endemica, cronica, autoimmune, una povertà autoimmune. Cioè si rigenera continuamente. Mi piace tantissimo. Vabbè, ragazzi, vogliamo un attimo rompere il ghiaccio, Ci mangiamo una bella pizza. Chi paga? Paga? Ragazzi, mi sa che ho contagiato. Che poi alla fine è buona la pasta col tonno, Poi quando finite il piatto lo pulite e si riutilizza, capito? Poi, vabbè, pure se non lo pulite benissimo va bene lo stesso. Tanto comunque stasera... Ci rimetti altro tonno. Anzi, non lo pulite proprio, così non devi manco condire la pasta. Certo. Imprenditore. Genio. Imprenditonno. Ah,